sono ospite di Huawei per andare a vedere il nuovo MateBook, che si tratta di un prodotto decisamente curato a livello di design, che richiama moltissimo quello che sono i nuovi P9 e P9 Plus, ed è curato non solo nel design ma anche per tutto quello che riguarda i vari accessori. L'offerta base costa 999 euro, che include già anche la tastiera e la penna stylus. Questo invece è un accessorio a parte che sarà disponibile nel corso dell'estate, che sostanzialmente è un kit che ci permette di estendere le capacità di quello che è portatile per sé, con una doppia porta USB e una porta Ethernet, oltre a anche dare l'accesso all'HDMA o all'uscita VGA. A bordo troviamo Windows 10, e tra l'altro nel corso dell'anniversary update di Windows 10 sarà rilasciato un firmware aggiuntivo per la Stylus, che tra l'altro funziona anche come puntatore, quindi molto utile per le presentazioni, e anche i pulsantini funzionano in combinazione con lo switch delle slide. Può essere benissimo utilizzato anche come dispositivo per il disegno. Anche la tastiera, che prende l'alimentazione per l'elettroilluminazione dal MateBook, e si richiama molto quella che è la tastiera di Windows Surface, tranne forse che è un filino più sottile per quanto riguarda la pressione dei tasti, ha un'escursione un pochino più bassa, però ottimo, diciamo, per sentire. Ottimo anche i materiali utilizzati, che abbiamo la pelle che richiamata poi anche negli accessori. Quindi dal punto di vista di quello che è la cura dei dettagli, Huawei sta facendo veramente un ottimo lavoro. Vi faccio vedere anche qua sul lato, abbiamo i pulsanti di volume su e volume giù, e anche qua in mezzo c'è il sensore dell'impronta digitale. L'impronta digitale che può essere programmato ovviamente per dare l'accesso al portatile, oppure anche per avviare applicazioni o quant'altro. Abbiamo una doppia cassa nella parte superiore in Dolby Digital e fotocamera anteriore. Non abbiamo la fotocamera posteriore, e qua c'è pulsante di accensione per quello che sia, e doppio microfono, uno lo vediamo qua e uno era posto da qualche altra parte, eccolo qua sul laterale dove c'è anche il jack delle cuffie. Infine abbiamo USB Type-C, che ovviamente si, come abbiamo visto, si estende tramite l'accessorio. È prodotta direttamente da Huawei e funziona tramite la tecnologia Wi-Fi Direct, in modo tale che puoi al volo sincronizzare le foto e scaricarle. Faccio vedere i tempi di download, sono veramente ridottissimi. Questo è per un file RAW da circa 25 MB, perché questa fotocamera può anche scattare in dei file RAW, quindi con tutti i dettagli del caso. Io ho un workflow personalizzato con Lightroom, che è un software professionale di sviluppo foto, che me la prende in automatico dalla cartella in cui la scarica e la introduce nel suo catalogo, eccetera. Io a questo punto posso applicare tutte le regolazioni di un computer tradizionale, con lo stesso livello di precisione, lo stesso livello di flessibilità, e quindi ad esempio, ecco, ho un predefinito, per dire, adesso è cambiata la luce, quindi io vado a regolarlo diversamente. Posso anche lavorare con la sua penna, che è un alleato grande soprattutto in caso di fotoritocco. In un contesto come questo mi permette appunto di avere subito al volo un risultato che non è una anteprima, come spesso si fa con un tablet o con uno smartphone, ma è di fatto il file finale. Senza contare che io ho tanta continuità tra questo e il mio computer fisso a casa, quindi lo stesso, so dove trovare gli strumenti al volo, e ho una tastiera vera se voglio, posso usarlo separatamente se voglio, e ad esempio separatamente lo uso molto per selezionare le foto.
il ritocco non riesce altrettanto bene, ma per la selezione è efficientissimo. Io posso in questo modo scorrere tutte le foto, vado a selezionare, vado a dare una valutazione che spesso è una buona porzione del lavoro del fotografo. Si pensa a chi ad esempio fa matrimoni, per dire, e lavorare, poter, che so, facendo delle trasferte, poter al volo cominciare già a scaricare le foto, a selezionarle, è un grande alleato per, intanto per una sicurezza, averle subito qua, e poi averle al volo già, selezionarle e portarsi avanti.